Chioene Arena di Padova. Coach Tedesco, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti quelli che stanno per assistere a questa partita di pallamano di così alto livello. È vero, è un'impresa, deve essere un'impresa, ma per andare ai mondiali bisogna fare le imprese, questo lo sanno tutti. Mi piace la dichiarazione che ha fatto il nostro capitano Monica Prunster: dobbiamo, per andare ai mondiali, superare le grandi squadre, se no non ci possiamo mai arrivare. L'Italia che ha ottenuto il passaggio del turno e l'accesso a questa seconda fase di qualificazione, quella dei playoff, dopo aver superato un primo step nel novembre scorso a Siracusa, grazie alla vittoria decisiva 25-20 contro il Portogallo nella prima fase, dopo un pareggio contro Israele, una vittoria e un pareggio appunto che avevano consentito alla nostra nazionale di garantirsi il passaggio del turno e questa sfida, questa doppia sfida contro la Serbia. Vi ricordo, questa è la gara d'andata, poi il 14 di giugno si replica in casa della Serbia, si replica quindi a Nice, Serbia che prova a ripartire, è una grande d'Europa che però arriva da un momento di difficoltà, ha richiamato in nazionale, viene da un cambio di tecnico, c'è Coach Obradovic in panchina, è il nuovo allenatore della Serbia, una Serbia che ha richiamato alcune delle sue giocatrici di punta. Ora ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi entriamo nel vivo dei tempi di Italia-Serbia, tra poco. Quanto? Va bene, adesso entrano le squadre. Se riesce a... Ok. Io la vedo in video la critica. Italia e Serbia che sono schierate per la presentazione che anticiperà di qualche minuto le nazionali e poi il fischio d'inizio di questa sfida che, come detto, è valevole per l'andata dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali di Germania 2017 femminili, Chioene Arena di Padova, gremita, coach Tedesco, la Serbia parte con tutti i favori del pronostico. Come si affronta una squadra di questo calibro e con questo blasone? Queste sono partite
partite che si affrontano già mentalmente bene, poi in un'atmosfera come questa che non siamo abituati in Italia, ma che dovrebbe essere una normalità per un grande sport come la pallamano e come deve essere per la nazionale. Un vantaggio mentale l'Italia ce l'ha, che sa che è sorretto da un pubblico che ha calore nei suoi confronti. E dopo io penso che la serie non sarà, spero almeno che non sia motivata al 100% per migliorare l'Italia, per molte squadre può essere un handicap da questo punto di vista, perché non ci considero al loro livello, e invece per noi pensare di giocare contro una squadra che annovera giocatrici che sono vice campionesse del mondo, che hanno una storia dietro, è sicuramente uno stimolo grande. Abbiamo preparato, abbiamo giocatrici che ormai giocano all'estero anche nei campionati importanti anche dalle nostre fila, quindi penso che abbiamo delle caratteristiche buone per giocare una bella partita. Poi quello che il campo di dialogo che deve fare poco, io penso che siano tutte le tre condizioni per fare una buona partita. 2000 spettatori sugli spalti della Chiovene Arena Italia, con più di qualche assenza purtroppo su tutte, quella della nostra stella Annika Niederbinseri, la terzino sinistro che milita per Thüringer nella formazione vice campione di Germania, che per un infortunio, un'operazione subita al bicipite, dovrà guardare la partita da bordo campo. Infortunata dell'ultima ora anche Raffica e Tacchi, e con lei anche purtroppo Valentina Landri, fortunatasi in gara 3 di finale scudetto femminile. Questo ci porta a entrare nel vivo della sfida, andando alla lettura delle formazioni. Italia con il numero 1 Barbara Meneghini, numero 2 Rita Trombetta, numero 3 Cristina Gheorghe, numero 4 Lara Dalla Costa, numero 5 Laura Del Conte, numero 6 Bianca Del Balzo, numero 8 Martina Crosta, numero 10 Angela Campellaro, numero 12 Monica Prusse, numero 14 Sofia Ghilardi, numero 16 Francesca Lucchini, numero 17 Giulia Di Bona, numero 18 Giuseppa Napoletano, numero 25 Giada Bambo, numero 26 Irene Fantone, numero 28 Alexandra Ravaz. In attacco e la panchina, l'avete ascoltato, nel prepartita con Marcello Festa e Vicky Niederbinseri. Per quanto riguarda la Serbia invece, assenza di prestigio per la formazione della tecnico Obradovic, non c'è infatti la star mondiale Andrea Legic con il numero 2 Rado Salivic, numero 3 Krepec, numero 6 Kurica, numero 9 Lapko, numero 11 Damjanovic, numero 15 Jan Jusevic, numero 18 Jelsiev, numero 20 Poplasic, numero 23 Obradovic, numero 27 Kolinzic, numero 30 Nikolic, numero 31 Milosevic, numero 33 Stojkovic, numero 83 Maria Lojbor, vecchia conoscenza della campionato italiano, numero 91 Kravac, numero 99 Marina Dimitrovic. Il tecnico, come detto, è la signora Ljubomir Obradovic, arbitri dell'incontro, è la coppia formata dai signori Vacic Aliyev e Alekber Agashiev, entrambi dall'Azerbaijan. Il delegato della Federazione Europea è Telemachos Savvides da Cipro. Presentata dunque la formazione dell'Italia, anche la Serbia, per quanto pesano le assenze, assenze così importanti su tutte le divise. Niederbinseri, come hai detto giustamente, la star di questa nazionale, ha fatto un'esperienza all'estero non solo per giocare ma per essere determinante in un campionato come la Bundesliga, quindi è fondamentale. Mi dispiace anche perché il padre in panchina avrebbe voluto veramente avere la cuoca della figlia così forte, però come ascoltiamo di intanto in nazionale della Serbia, poi torniamo al racconto della sfida.
L'inno nazionale della Serbia, dunque adesso è il nostro momento, tutti uniti per l'inno d'Italia. E ora con la protesta per gli uomini della squadra Cellini di Paolo con il maestro Salvatore Pellegrini, l'inno nazionale italiano. L'applauso del pubblico della Kyoene Arena per caricare ulteriormente le azzurre, uno scenario davvero fantastico quello di questa gara Italia-Serbia, un appuntamento, quello di una playoff, di una seconda fase di qualificazione ai mondiali dove l'Italia mancava dal 2008, bello dunque vedere la nostra nazionale tornare a giocare per obiettivi così importanti, ma mister, ancora prima del fischio d'inizio il applauso va a un'organizzazione di tutto attorno a questo evento che davvero ha creato una cornice di pubblico, un'atmosfera ideale per una partita così importante. C'è un fervore da pallamano che è spesso da ascoltare, da cantare, e questa gente che dimostra che queste ragazze che avranno un grande beneficio. Tornando invece più prettamente a ciò che riguarda la partita, mister Niedermeyer in conferenza stampa ha detto la Serbia deve vincere, noi vogliamo vincere, probabilmente questa è la differenza, magari a mente libera giocheremo con una mente sicuramente diversa. Un po' quello che dicevamo all'inizio, la Serbia mi serve una parte normale, burocrazia, per noi è una, ci potrebbe essere storia, questa fa tutta la differenza, ma è anche vero che la Serbia è una squadra che ha una fisica completamente diversa dalla nostra, una storia internazionale, ha una cultura di pallamano molto più profonda che adesso della nostra, e quindi è comunque un'impresa patentata per l'impresa. Medaglia d'argento ai campionati mondiali del 2013 giocati in casa, la formazione della Serbia viene poi da un 15° posto ai mondiali invece di Danimarca 2015, da un piazzamento in nona posizione invece agli europei di Svezia 2016. In conferenza stampa nei giorni scorsi in Serbia a Belgrado è stato presentato il nuovo allenatore, si tratta come detto di Ljubomir Obradovic, ma soprattutto il ritorno di due grandi stelle della pallamano serba, Andrea Lekic che per fortuna delle azzurre non sarà dalla partita questa sera, finalista di Champions League con la maglia del Vardar nella Final Four di poche settimane fa a Budapest, c'era in quello stesso Vardar Damjanovic, il terzino sinistro, anche lei in forza al Vardar, una stagione sicuramente più lunga rispetto alla Lekic per la Damjanovic che è però una giocatrice di altissimo livello. Andiamo a vedere, andremo a vedere tra poco quelli che sono gli starting seven di Italia e Serbia, urlo di rito per quanto riguarda le azzurre, queste due squadre saranno affrontate già nella stagione scorsa, quella 2015-2016, in due partite di qualificazione ai campionati europei, era sicuramente
situazioni diverse rispetto a quella che invece gioca oggi una playoff. Vittorie nette in entrambe le sfide, andata e ritorno per la Serbia, andata ad Andria e ritorno a Kraljevo con il punteggio di 36-18 in favore delle serbe, ma giocare un playoff di qualificazione rappresenta davvero una motivazione diversa per atlete come le nostre, che hanno costruito passo dopo passo la possibilità di arrivare a questo traguardo e a questa partita. Come dicevamo prima, per noi capita ogni 10 anni, è un'occasione, adesso sanno che possono avere un'occasione nella loro vita e quindi io penso che sul campo vedremo tutto quello che questa nazionale può dare, forse anche un po' di più. C'è Damjanovic in posizione di terzino sinistro dal primo minuto, dalla sinistra della Serbia, Rado Zalievic, il pivot invece il numero 20, Pop Lazic. Sul versante destro abbiamo il terzino destro di Elena Lacco e dalla destra di Katarina Krpec. Andiamo a dare un'occhiata all'Italia per la Serbia, tra i quali c'è Cristina Gramovac, mentre l'Italia ha il suo capitano Monica Brunner, è la 55esima presenza con la maglia azzurra, tra i pali sulle ali abbiamo Giada Babbo e Alexandra Rabaz, Irene Fanton, Giulia Di Bona e Laura Rotondo assieme ad Angela Cappellaro formano il pacchetto difensivo centrale della nostra formazione. È iniziata la sfida, attacca in maglia rossa da destra a sinistra dei vostri schermi la Serbia, si difende in maglia azzurra l'Italia. Damjanovic, Obradovic, si difende in 6-0 l'Italia con Di Bona che poi probabilmente uscirà nella fase di attacco. Il tentativo vincente è la prima rete della partita da parte di Damjanovic. La penetrazione, nonostante noi abbiamo schierato da 6-0, non hanno usato il tiro da fuori, sono riusciti a penetrare, questo potrebbe essere anche un buon segno perché non hanno trovato lo spazio per tirare da fuori, è chiaro che dobbiamo stringere le maglie difensive. 1-0 dunque, se ne sono andati i primi 50 secondi di partita, attacco Italia, il primo delle azzurre nel corso di questa sfida, Fanton, Gheorghe, come detto gioca lei in posizione di terzino destro, rientrata da un infortunio, Cristina Gheorghe, la tiro di Fanton, il pallone che fa la barba al palo e termina al lato della porta, difesa da Graubac, Irene Fanton, giocatrice classe 94, ha militato quest'anno nella formazione della Flint Osberg nella First Division, nella seconda lega del campionato norvegese, con lei anche Angela Cappellaro che sempre nello stesso campionato ha vestito la maglia dello Skrim Kosberg, sempre in Norvegia. Pop Lazic, attacco della Serbia con Damjanovic, cerca lo scarico, buona la chiusura però difensiva da parte di Ramaz. Buona compattezza abbiamo tenuto la Serbia all'interno del nostro raggio difensivo. Obradovic, segnalazione di passivo, braccio alzato da parte dell'arbitro, deve affrettarsi a concludere la Serbia che però può gestire un numero limitato di passaggi, adesso 9 metri, buona ancora l'intensità difensiva dell'Italia, si alza Damjanovic e si conferma la stella della Serbia, fino ad ora Damjanovic, due conclusioni entrambe a segno. Questo sotto passivo è stato un gol più pesante perché avevamo difeso veramente bene, speriamo che torniamo a difendere così nella prossima azione. Rotondo, palla per Gheorghe, ecco Fanton, c'è l'uscita difensiva di Pop Lazic che ci mette in difficoltà, Italia che perde questo pallone, c'è il contropiede della Serbia, Pop Lazic batte Brunsen 3-0, non possiamo permetterci di perdere palla così perché la Serbia è una grande squadra e ogni grande squadra ti punisce puntualmente in contropiede. La differenza principale tra le grandi squadre e le altre è il gioco in velocità, abbiamo visto due buonissime azioni difensive italiane e invece abbiamo visto prendere un gol in 3 secondi da una palla persa, questa è la differenza. Dobbiamo riordinarci, ora c'è un cambio di posizione con Fanton che agisce come terzino sinistro, è andata a chiamare uno schema, la nostra giocatrice, eccola Irene Fanton, va ad attaccare, è coperta la linea di passaggio su Rotondo, palla buttata via da Gheorghe, poi si lotta per il pallone, c'è un fallo in attacco di Cappellaro, diamo palla a Damjanovic per il ribaltamento, la Serbia cerca la velocità, arriva la conclusione, c'è un fallo e tiro dai 7 metri. Ancora una palla persa però dalle azzurre. Due palle perse su 4 attacchi sono troppi e noi rischiamo in questo momento. Dobbiamo avere
coraggio dobbiamo prendere anche questo primo gol che secondo me può cambiare anche l'atmosfera. Ha subito le contromisure Niederwieser che ha fatto sedere in panchina Gheorghi, adesso c'è Ilaria Dalla Costa con il numero 4 in campo, seguiamo questo tiro dai 7 metri realizzato dalla Serbia con Jelena Lasko. 3-0, Serbia sta facendo valere questo tiro, il peso del pronostico, 4-0 il punteggio. 44 giocati nel corso di questo primo tempo, conduce 4-0 la Serbia. Dalla Costa, Fanton, ma la Serbia sta operando la difesa a 5-1, però spostata sulla zona del terzino sinistro che poi anticipa la palla con una palla dalla centrale, questo ci sta mettendo in difficoltà. Il tiro vincente di Laura Rotondo, una delle migliori tiratrici della formazione azzurra, c'è subito però la rimessa veloce della Serbia, recuperiamo palla con Di Bona, c'è un fallo, ammonizione per Giulia Di Bona, torniamo sul gol perché buona conclusione di Rotondo che ha trovato un bel tiro. Buona, secondo me anche poco, una splendida conclusione di Laura Rotondo con un tiro da fuori in diagonale imparabile, quindi una bellissima sistemazione tecnica della nostra giocatrice, anche sfondamento. Sfondamento conquistato con una grande astuzia da Irene Fanton che ci permette di tornare in attacco, una seconda fase portata avanti da Di Bona che dunque ora resta nella fase d'attacco, ecco Giulia Di Bona, il pallone per Ravaz che deve risalire, ma in elevazione Ravaz, ecco Rotondo, l'uno contro uno di Rotondo, siamo costretti però a rallentare il ritmo e a riorganizzarsi, cambio, attacco e difesa, entra Dalla Costa in posizione di terzino destro, come detto ha sostituito Cristina Gheorghe, Ilaria Dalla Costa, classe 95, ha vinto lo scudetto con la maglia di Salerno. C'è Pop Lazic che gioca da centro avanti per mettere in difficoltà l'attacco dell'Italia, là sotto va cercato da Laura Rotondo, palla al lato, ma Rotondo può essere un terminale offensivo pericoloso. Rotondo, come abbiamo visto anche sia in Coppa Italia che in campionato, è una giocatrice pericolosa anche da fuori, troppo facile questo gol in velocità. Fin troppo appunto semplicità riesce a trovare questa rete, rete segnata da Maria Obradovic, il punteggio è di 5-1, 5 minuti e mezzo, si alza il coro Italia Italia, serve il calore del pubblico della QN Arena e gli oltre 2000 spettatori presenti per trascinare le azzurre verso quella che avevamo già preannunciato come un'impresa. C'è la parata ora di Graubac su una buona conclusione costruita per Ilaria Dalla Costa, sfortunata il tiro stavolta. In effetti una buona conclusione tattica per questo tiro della Dalla Costa. Damjanovic per il giro di palla della Serbia che però rallenta e si riorganizza. Damjanovic, Obradovic, ecco Damjanovic, seguiamo questo attacco, Obradovic prova a costruire per Lazko, Italia che però si difende bene con Rotondo, reggiamo all'urto di questo attacco serbo, 9 metri, Damjanovic, la sua conclusione, batte sul suo palo Monica Prosser, ancora una rete della Serbia che nonostante una buona intensità dell'Italia in difesa riesce poi con queste conclusioni da fuori a battere puntualmente Prosser. Non siamo assolutamente male in difesa, però ci deconcentriamo dopo qualche fase di gioco e questo ci penalizza. Dalla Costa, sempre coperta però la linea di passaggio sul nostro centrale, sfondamento di Dalla Costa che è entrata direttamente con la spalla sul petto di Damjanovic che con grande esperienza l'aspettava praticamente ferma e poi rete della centrale della Serbia Maria Obradovic che con grande facilità va in uno contro uno, lascia sul posto il difensore e mette dentro la palla del 7-1. La differenza preoccupante è giusto il time out e che non riusciamo a difendere sulla transizione sul gioco veloce della Serbia. Io sono abbastanza soddisfatto della fase difensiva, difesa schierata dell'Italia, abbiamo visto delle buone aggressività, della buona compattezza, ma appena perdiamo palla sulla fase di transizione non c'è né aggressività né profondità, non c'è difesa e Brewster non può fare niente su questa conclusione. Una rete in 7 minuti significa anche più di qualche difficoltà in attacco. Sicuramente loro, se abbiamo notato tutti quanti, partono con difese diverse ogni volta, partono da una 6-0 che poi in realtà è una finta 6-0, qualche volta si sposta sul
orientazione sinistra, qualche volta difesa sul centro, sul centrale, e noi non abbiamo idee in questo momento così chiare per poter attaccare questa difesa. Abbiamo fatto un bel gol e un altro gol e troppo poco per 7 minuti di gioco. Si sta affidando all'estero e al gol di Sanian Damjanovic, classe 87 della Ballard, 110ª partita con la maglia della Serbia. Prima di questa sfida 438 gol in carriera. Era lei come terzino sinistro in quella Serbia che ha vinto la medaglia d'argento nel 2013 nel mondiale in casa, finale persa con il Brasile. Adesso c'è un nuovo ingresso in campo, è entrato Bianca del Palzio. Questa è una scelta coraggiosissima perché giochiamo senza portiere, è una mossa per cercare di ribaltare l'andamento della partita, vediamo che cosa produrrà. 7 giocatrici di movimento per l'Italia che dunque prova a creare maggiori possibilità giocando con una superiorità numerica costante in attacco. Rischiamo anche qualcosa chiaramente perché la nostra porta è sguarnita. Molto interessante che la Serbia difende profondo nonostante noi siamo in 7 giocatrici. Fantom dalla Costa, Ramaz dalla Costa ancora, sono un po' nascosti però i nostri pivot, dobbiamo ripartire, è rientrato il nostro portiere, ecco che sarà liberata del balzo. Direttori di gara che però hanno fermato in maniera improvvida il gioco. Avevamo il giocatore libero sulla linea e gli arbitri per dare una munizione sulla mano. Cose che fanno arrabbiare gli allenatori. Abbastanza. Rotondo. Per Ravaz il pallone scivola via dalle mani, palla che è terminata oltre la linea laterale. Errore in ricezione di Aleksandra Ravaz. Può ripartire la Serbia con questa azione in velocità di Georgieva che però viene fermata in maniera efficace da Laura Rotondo, 9 metri a beneficio della Serbia. Buon rientro difensivo dell'Italia in questa occasione. Georgiev, il pallone per Stojković. Ancora Lazco, poi buona chiusura di Angela Cappellaro. 9 metri. Attacco di Georgiev che va verso sinistra, l'incrocio con Stojković, la palla sul pivot e c'è la rete della Serbia messa a segno da Poplazic, scatta bene sulla linea dei 6 metri. Serbia che ha fatto girare molto bene il pallone fino a creare un varco per il pivot. Ancora viene riproposto l'attacco su superiorità numerica. 9 e mezzo sul cronometro, 8-1 il punteggio, conduce la Serbia sull'Italia. Azzurre che attaccano alla ricerca del loro secondo gol in questa sfida per provare ad accorciare le distanze. Dalla Costa sempre con 7 giocatrici di movimento, la formazione azzurra va Rotondo alla conclusione, è incrociato molto bene Laura Rotondo che deve prendersi questa responsabilità. Laura Rotondo è il terzino con più potenziale che abbiamo in campo e se ne sta prendendo le responsabilità che sono dovute. Georgiev per il giro di palla della Serbia. La palla sul pivot, c'è un'invasione. Siamo stati graziati in questa situazione perché la difesa italiana si era spaccata a metà lasciando un buco clamoroso al centro. Abbiamo commesso un errore abbastanza vistoso, abbastanza evidente sulla linea dei 6 metri che aveva lasciato solo il pivot della Serbia. Invasione però che ci permette di provare ad attaccare per allungare il nostro parziale. Siamo sull'8-2 con ultima rete della partita segnata da Laura Rotondo. Fanton dalla Costa, sempre che continua a metterci in difficoltà con questa difesa. Adesso c'è un passaggio al pivot e la rete di Bianca del Balzo, ottima azione dell'Italia, passaggio largo direttamente sul Rotondo e poi bravissima Bianca del Balzo a farsi trovare libera. Abbiamo sfruttato la difesa avanzata della Serbia per giocare dietro la linea difensiva, la palla e ci ha premiato. Passaggio complicato per il pivot ma buonissima ricezione del Balzo. Bianca del Balzo è una giocatrice del 96, gioca nel Cassano Magnago, giovane ma già la 27ª presenza in maglia azzurra, già 2 finali scudetto con Cassano Magnago disputate. Stojković per il giro di palla della Serbia, ancora Stojković, lo scarico verso sinistra per Georgieva, c'è un blocco irregolare, cambio di possesso, riconquistiamo ancora una pallone, ancora una buona difesa dell'Italia e riprendiamo a giocare con 7 giocatrici di movimento, una scelta che fino ad ora sta pagando anche per i meriti di una difesa che sta tenendo fino ad ora. Abbiamo recuperato 2 palloni importanti. Soprattutto non abbiamo perso palloni causando gol facili per la Serbia. Fantom,
rotondo, va in uno contro uno, ancora del Balzo, c'è lo scarico per Babbo, la conclusione ha parato Graovac e poi la Serbia è bravissima a fare propria la ribattuta e a ripartire in seconda fase. Georgiev alza la testa, va in elevazione, c'è la difesa di Fanton, il pallone largo e la conclusione parata da Monica Proster, la conclusione era stata di Katarina Krupec. La mancina della Serba si sveglia, anche Monica Proster, anche lei è una giocatrice di livello internazionale tra quelle a disposizione di Niedervisa, abbiamo assolutamente bisogno anche delle sue parate. Fondamentale, come è stato fondamentale la difesa della Fanton, che ha interrotto con aggressività un'azione della Serbia. Errore di Ravaz, seconda conclusione fallita dalla posizione di ala per quanto riguarda l'Italia dopo quella di Babbo, ma gran palla di... Del Balzo, grande recupero di Bianca Del Balzo, applaude qui accanto a me, coach Beppe Tedesco. Bellissima azione difensiva, è quello che volevamo dall'inizio, non subire il gioco con velocità della Serbia, e Del Balzo e Fantone nelle ultime due azioni hanno difeso benissimo. Si alza anche un po' il volume della Kyoene Arena, che ha capito il momento favorevole di un'Italia che sta salendo di tono minuto dopo minuto, nonostante il risultato dia ragione alla Serbia. Fino ad ora 8-3 il punteggio, siamo al 13° minuto. Dalla Costa, la sua conclusione, rete di Dana Dalla Costa, che va ad esultare sotto i più di 2000 spettatori della Kyoene Arena. 8-4 Italia, ha segnato Ilaria Dalla Costa, prima rete per lei. Stojkovic per il nuovo attacco della Serbia, Georgiev che va dentro, ha parato Prusner, grandissimo intervento di Monica Prusner. Fantastico intervento sull'eroe difensivo, e questo dà molta fiducia alla squadra, perché sa che possono anche sbagliare, ma c'è una portiera in grado di porre rimedio. Presenza numero 55 in nazionale per Monica Prusner, fresca campionessa d'Italia con la maglia di Salerno, palla nel 7. Questa conclusione da parte di Jovana Stojković, che ha messo il pallone, ha tolto un po' di ragnatele dall'incrocio dei pali. Assolutamente imparabile questo tiro, ma buonissimi segni difensivi e anche offensivi da parte dell'Italia, che sta sfruttando la possibilità di avvicinarsi alla difesa grazie a questo 7 contro 6. Ora rischiamo qualcosa con questo passaggio lungo, che però produce una bella rete dell'Italia. Ha rischiato qualcosa dalla Costa, che però ha pescato poi Del Balzo, era saltata la copertura a quel punto sulla difesa della Serbia. Rotondo non ha sbagliato. Rotondo è stata bravissima, perché ha capito che c'era l'anticipo dell'ultima giocatrice della Serbia e è andato incontro al passaggio della Della Costa, e questo ci ha risolto il problema. Punteggio di 9-5, andiamo verso lo scoccare del 15° minuto. Stojković, Georgiev, ancora Stojković, vale in elevazione, poi Lazko ha provato la conclusione, ha parato l'unica cosa che era su quel palo, aspettare la palla, la tentazione in velocità dell'Italia, Del Balzo, fallo, c'è una sanzione, 2 minuti per Tamara Georgiev, la numero 18 della Serbia, e anche un tiro dai 7 metri, azione in velocità costruita ottimamente dall'Italia. È innescata da una grande Prusner, perché questa Prusner sta dando fiducia alla nostra nazionale ed è stata bravissima a sviluppare un gioco veloce sulla verticale dell'Italia. Entrata appositamente dalla panchina Cristina Georg per la battuta di questo tiro dai 7 metri. E la rete di Cristina Georg, che mette la propria firma sulla gara, prima rete di Georg dalla linea dei 7 metri, 9-6 proprio al 15°, torniamo sul meno 3. E noi siamo in partita e siamo molto contenti di questa situazione in questo momento. L'Italia c'è, lo sta dimostrando minuto dopo minuto, come detto salendo di tono. È entrata intanto Loibur in posizione di pivot per la Serbia, ex del campionato italiano, ha vestito le maglie di Casalgrande, Ferrara in nuoro. Ecco Loibur che gioca d'appoggio, poi Stojković per Damjanovic, che è stata riproposta in campo dal tecnico. Cerca, chiama all'indirizzo degli arbitri un 2 minuti da Milano, c'è solo una punizione per Angela Cappellaro. Ci è andato bene, questo era un 2 minuti abbastanza netto, ma insomma anche questo pubblico in qualche maniera ci aiuta questa atmosfera. Abbiamo visto nel replay offertoci prontamente dalla nostra regia il cambio di direzione di Damjanovic, che aveva lasciato sul posto Cappellaro. In qualche modo poi il nostro pivot Angela Cappellaro è riuscita a fermare Damjanovic, il fallo ha prodotto solamente una ammonizione. Loibur, Damjanovic che va in uno contro uno,
deve ripartire la Serbia perché l'Italia si difende ancora con la giusta intensità. Ottima l'uscita da parte di Cappellaro che deve poi riposizionarsi. Ancora Damjanovic, la conclusione ha parato Fruster che è sfortunata, la palla batte prima sulla traversa poi sulla sua schiena e carambola in rete. Siamo stati sfortunati stavolta. Siamo stati un passo dal recupero di palla con la difesa, con la porta della Serbia sguarnita, invece siamo stati in difficoltà e abbiamo preso un gol per il Mediterraneo. Dalla Costa. Italia che lo ricordiamo fa a meno di tre pedine fondamentali, Annika Niederwieser, Rafika Etaki e Valentina Landri. Palla dietro la schiena, splendido questo passaggio e poi l'errore al tiro di Cappellaro che vanifica un passaggio al bacio di Rotondo. Grande pallamano da parte della Rotondo in questo primo tempo, bellissimo servizio al pivot. E fare un passaggio così in una partita così importante contro la Serbia significa avere anche sicurezza nei propri mezzi e sfruttare questo calore, questa emozione che trasmette questo meraviglioso pubblico. Adrenalina pura alla Kyoene Arena di Padova dove attacca la Serbia. Buona la chiusura di Fanton. Damjanovic, 10 Serbia, 6 Italia. Stojković, la conclusione dai 9 metri di Stojković che mette il pallone sotto l'incrocio dei pali. Si è alzata praticamente ai 10 metri, diventa anche difficile difendere poi in quelle occasioni. Sì, io penso che con questi tiri non prenderemo la partita e quindi possiamo accettare questi gioielli da 10 metri. Babbo per l'azione d'attacco dell'Italia dalla Costa. Siamo riavvicinati sensibilmente alla Serbia che adesso però sta provando nuovamente ad accelerare. Dalla Costa ha visto lo spazio, prova ad infilarsi, palla che però è finita alta sopra la traversa, aveva trovato bene lo spazio dalla Costa che però ha tirato quasi senza guardare. Era andato nel posto giusto, nel momento giusto, ha avuto paura come dici tu, ha tirato senza avere il senso della porta. Abbiamo rivisto nel replay la conclusione di Dalla Costa che sarà infilata tra primo e secondo difensore. Non ha però centrato lo specchio della porta difesa da Graubac e allora Stojković per il giro di palla della Serbia, Damjanovic. Chiudiamo bene sull'ala e allora devono dialogare i tre terzini serbi. Conclusione, palla incrociata molto bene con il gol di Marina Dimitrovic. Ha messo la palla nell'angolo. Rotondo, 12 Serbia, 6 Italia. Abbiamo spostato Rotondo a destra. Partito i terzini. Niederwieser si è mossa splendidamente, bianca del balzo, gran passaggio poi di Fanton, ma con questo gol 80% del merito al movimento del pivot. Buonissimo il tuo dello spazio, buona preparazione tattica della partita probabilmente perché questa è un'azione che si è cercata e grande capacità di timing fra centrale e pivot. Abbiamo cambiato portiere, entrata Francesca Lukin, classe 91, milita nella formazione dell'Olimpica d'Ossobuono. Qualche minuto per rifiatare dunque per Monica Prusner. Conclusione, ha parato molto bene stavolta Lukin, poi palla recuperata da Babbo. Possiamo ripartire ma dobbiamo rallentare perché non ci sono spazi per andare in velocità. Esce Lukin, sempre 7 giocatrici di movimento per l'Italia. Buonissima scelta in questo momento di Michele Niederwieser, ha visto un momento di difficoltà sui piedi da fuori di Monica Prusner e Lukin subito ha fatto una perfetta parata sull'angolo alto. Rotondo, c'è stato un tentativo di passaggio al pivot con Cappellaro, si era ritagliata lo spazio, non ha però agguantato la sfera, si è comunque guadagnata una fallo. Rotondo, Ravaz, riusciamo a scaricare ma la Serbia si difende bene, chiude la linea di passaggio là dove c'era Babbo, era libera di andare a concludere. È mancato un attimo di tempismo alla Della Costa per spostare la palla sulla Babbo. Ravaz, Rotondo, va dentro lei, fallo e 9 metri. Laura Rotondo deve continuare ad essere aggressiva perché questa difesa ci concede quegli spazi in quella zona. Ancora Rotondo, aspetta uno sottomano, coniglio fuori dal cilindro, gol sensazionale di Laura Rotondo. Super Laura Rotondo, la zona da attaccare è proprio quella. Gran sottomano e adesso
dobbiamo difendere su questo attacco della Damjanovic, fermata da Bianca del Balzo che con aggressività e veemenza è andata a prendere la Damjanovic, ma rivediamo il sottomano davvero splendido di Laura Rotondo. Damjanovic, Stojković per il giro di palla della formazione serba. Ancora Stojković, arriva alla conclusione in appoggio, palla l'angolo, battuta Lukin, ma era sulla palla, un buon segnale per il portiere perché la palla era stata mancata veramente di poco. 13-8 il punteggio, conduce la Serbia, attacca l'Italia. Rotondo va sempre ad attaccare dove è posizionato uno dei due pivot, chiaramente per provare a mettere in difficoltà la Serbia. Brava dalla costa stavolta, non ci sono secondo i direttori di gara, però gli estremi per un tiro dai 7 metri, si ripartirà con un semplice 9 metri, comunque palla in mano all'Italia. Rotondo, palla larga direttamente per Babbo, conclusione sul primo palo, e bravo Giada Babbo che si prende dopo l'errore della sua prima conclusione, stavolta chiamata in causa, non ha sbagliato. Non è facile tirare solo due volte in 20 minuti e lei si può trovare pronta. Giocatrice giovanissima, classe 97, ma già due scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe conquistate con la maglia dell'Indeco Conversano. Quest'anno Conversano battuto in finale scudetto dalla IOMI Salerno nel campionato di Serie A1 femminile. Obradovic per l'attacco della Serbia. Damjanovic, ancora Obradovic, ma bravissima Cappellaro. Stiamo difendendo con consistenza nella zona centrale difensiva. Damjanovic, abbiamo rivisto l'azione di poco fa, ancora Damjanovic che sembrava voler andare a concludere, poi è stata fermata però la nostra difesa. Ora con un tentativo in attacco della Serbia, vediamo se si alza il braccio del passivo chiamato a gran voce dal pubblico di Padova. Eccola la segnalazione di passivo, Damjanovic prova lei, un attimo, finisce fuori misura, ci siamo difesi molto molto bene stavolta, come avevamo già fatto precedentemente ma senza riuscire a portare il passivo a conclusione, invece stavolta ci siamo riusciti. Abbiamo detto siamo in partita dopo 23 minuti, è un risultato incoraggiante. Un tiro quasi alla disperata stavolta di Damjanovic che ha mancato di molto la porta difesa da Lukin. Dalla costa c'è un fallo, ci sarà anche una ammonizione all'indirizzo di Katarina Krupec alla destra e del secondo difensore. Lo scacchiere di coach Obradovic. Rotondo, Fanton prova l'uno contro uno, fallo però. Abbiamo rivisto l'azione dalla costa, Fanton, ecco Rotondo, conclusione di Rotondo e ancora Laura Rotondo che mette dentro questo pallone, braccio sul fianco del difensore e ha ingannato difesa e portiere. 13-10, torniamo sul meno 3. Abbiamo un terzino come Laura Rotondo che ci ha fatto vedere un gol in elevazione da sinistra splendido, due gol in sottomano da destra, diciamo che ci ha fatto vedere quello che un terzino moderno deve saper fare. La cosa più interessante è che non stiamo prendendo gol 7 contro 6, non subiamo un gioco in velocità. Non abbiamo praticamente mai perso palla da quando la Serbia è costretta a difendere sulle nostre 7 giocatrici di movimento. Rotondo è alla quinta segnatura su 6 reti, tira con l'83%. Damjanovic, ora Obradovic che risale, va alla conclusione, l'ha spiazzato stavolta Lukin, 14-10 quando mancano poco più di 5 minuti all'intervallo. Rotondo, la palla regalata stavolta alla Serbia, errore dell'Italia e poi stavolta ci puliscono a porta vuota le serbe. Rete da parte di Maria Obradovic che abbiamo rivisto nel replay e chiaramente è il rischio che si corre nel giocare con 7 giocatrici di movimento. Ma percentualmente è accettabile perché abbiamo giocato penso 10-12 attacchi in 7 contro 6 e questa è la prima gol che subiamo senza portiere, ci sta perché abbiamo fatto anche dei gol su questa situazione tattica. Infatti coach Niederwieser ripropone ancora questa soluzione con Lukin in panchina, è entrata adesso Cristina Gheorghe, è uscita dalla costa, Rotondo torna ad attaccare da terzino sinistro. Gheorghe, la palla
palla per Fantone, che però ha visto coperta rotonda, costretta a tornare a destra. Palla per Cappellaro, che prova con una grande caparbietà a girarsi, la ferma però Damianovic, 9 metri. Danno dimostrazione una tecnica di ricezione fantastica, una mano. Sottomano ancora di rotondo, stavolta un po' forzato questo tiro di rotondo. Questa volta sì. Obradovic. Transizione in velocità della Serbia, ci chiudiamo bene, però è brava Ravaz a chiudere su questo attacco di Sanja Radosavljević alla sinistra della formazione di coach Obradovic. Damianovic, Obradovic, Oplazic, poi ancora Damianovic che va dentro, prova ad appoggiare la palla sopra la testa di Lukic, però è molto attenta. Non ha mai smesso di guardarla questa palla, che è stato frutto di un tiro rallentato. Possiamo tornare ad attaccare, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, da 3 minuti si va dunque negli spogliatoi, attacchiamo per il possibile meno 4. Ci riorganizziamo con calma con questo giro di palla di Fanton, che va a chiamare uno schema, vediamo quale sarà la soluzione d'attacco dell'Italia. Ravaz, palla poi per Gheorghe, la ricezione splendida di Cappellaro che però fallisce dalla linea dei 6 metri, aveva preso un gran pallone Cappellaro. Come prima, grandissima situazione tecnica, peccato per il tiro. Damianovic e la conclusione di Radosavljević, la Serbia poi è bravissima in queste ripartenze veloci. Palla larga subito per Radosavljević, Italia che ha... era in ritardo nel rientro, tutto facile per il 16-10. Questa è stata una bellissima azione della Serbia, l'Italia ha provato a rientrare ma hanno dimostrato una padronanza tecnica straordinaria. 2 minuti prima di andare negli spogliatoi. Gheorghe, Fanton, ancora Gheorghe, palla per Ravaz, conclusione di Gheorghe, centrale para Graovac, lancia subito questo contropiede per Radosavljević, poi Poplazic, Radosavljević, parata di Lukic che reagisce istinto su questa conclusione. Proviamo in velocità Gheorghe, Gheorghe, palla per Bambo, rete dell'Italia con grande coraggio, l'Italia ha costruito questa rete di Giada Bambo. Fantastico il fatto che la portiera dia questo stimolo, questa elettricità alla squadra, e questo stimolo viene raccolto dalle compagne che hanno giocato una buonissima azione in velocità. E riusciamo proprio nel finale di tempo ad accorciare sul meno 5, c'è un fallo, gioco fermo, c'è un 2 minuti per Giada Bambo, sospensione temporanea sarà, quindi superiorità numerica per la Serbia. Un momento difficile adesso perché è un minuto alla fine, in difficoltà numerica dobbiamo cercare di stringere i denti e di non lasciarci andare nel punteggio. Damianovic, Kobradovic, ancora Damianovic con 2 pivot alla Serbia. Radosavljević, va Damianovic in elevazione, poi conclusione fuori misura da parte di Krbec che ha fallito, palla che è terminata al lato. Molto importante, 40 secondi alla fine, chiudere a meno 4 sarebbe un grande risultato. Iniezione di fiducia per l'Italia, sarebbe appunto poter andare negli spogliatoi, riuscendo ad accorciare, il cronometro ci dice che mancano 20 secondi e ancora porta vuota per le azzurre con Cappellaro che agisce da sesta giocatrice di movimento. Ricordiamo che l'Italia è con una giocatrice meno, sospensione temporanea. Arriva il tiro di rotondo, palla che però è terminata al lato, l'ultimo tocco è del muro. Dobbiamo però affrettarci, il tempo è terminato, finisce così il primo tempo, 16-11, va così dunque negli spogliatoi, 16 Serbia, 11 Italia. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà ma ci siamo sempre ripresi con grande forza di volontà, con grande coraggio l'Italia c'è. Assolutamente sì, siamo stati bravissimi a riuscire a portare
2-1, è stata una buona mossa per calcio totale 7-6, è stata una buona mossa il cambio del portiere che ci ha prodotto buoni frutti e l'Italia è stata mentalmente dimostrata di voler stare in partita. Lo scorer dell'Italia in questo punto, come vediamo, stiamo vedendo i highlights del primo tempo, all'arrotondo 5 scopi al tiro per lei, 62%, una rete invece da Cristina Gheorghe e in area dalla costa. Possiamo andare intanto a bordo campo perché vedo il nostro Marcello Festa con il presidente federale Pasquale Loria. Non so se Marcello è pronto. Moltissimo, moltissimo per commentare questi primi 30 minuti di gioco che hanno visto un bio shock dell'Italia con la sede che ha subito preso un altro. Poi la ripresa importante della formazione azzurra, Pasquale Loria, presidente federale PGH, ecco, insomma, è un'Italia che è partita male, probabilmente un po' troppo contratta, poi si è un po' tantino sciolta, diventando una partita di sostanziale equilibrio. Sì, la seconda parte del primo tempo è stata ottima, bella aggressività in difesa, buona ritmo in attacco e abbiamo tenuto il passo della serie. Abbiamo iniziato male, spesso ci capita, dobbiamo migliorare molto soprattutto in queste situazioni di approccio alla partita. Ecco, potrebbe essere una spiegazione come tante, insomma, credi che probabilmente proprio questa cornice straordinaria del pubblico, complimenti a Padova, a tutta la provincia, a tutto il Veneto per aver organizzato in maniera impeccabile questo evento, alla fine dei giochi abbia condizionato più le italiane che le serbe e probabilmente più abituate a giocare in grandi palcoscenici. Ah sì, questo sicuramente, però dobbiamo abituarci anche noi perché è una scelta federale quella di scegliere location adeguate e in linea con gli standard europei. Dobbiamo abituarci e dobbiamo sperare sempre di avere questa accoglienza, questo pubblico e questa organizzazione. Sotto questo aspetto, a proposito di organizzazione, prima di salutarla, il Veneto è stato fa due giorni un po' il centro del movimento italiano con le finali del 18 e poi con l'evento Italia-Serbia. Sotto questo aspetto sono segnali di grande vitalità da parte di noi. Questa è una regione importante, l'abbiamo sempre saputo, l'abbiamo sempre detto. Abbiamo voluto fare questo intervento, questa organizzazione in Veneto perché sapevamo che c'erano le premesse e le società per farlo. Tutto è andato benissimo e la cornice di pubblico è eccezionale, la giornata non è ancora finita, abbiamo un secondo tempo, una finale femminile under 18 e penso che ripeteremo esperienze del genere. Ringraziamo Pasquale Loria, presidente nazionale della Federazione Italiana del Gioco Handball. Le squadre sono negli spogliatoi, si ripartirà dal risultato di 16-11 più 5 per la Serbia, partita però ancora tutta da gustare, tutta da giocare, soprattutto tutta da godersi televisivamente su Sport Italia. Linea alla regia. Thank you.
Torniamo in diretta dalla Chiavenna Arena di Padova per l'intervallo. Tra poco inizia il secondo tempo di Italia-Serbia, gara valida quale andata dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali di Germania 2017 femminili, 16-11 in favore della Serbia. Al termine del primo tempo, Italia che ha fatto vedere ottime cose nel corso dei primi 30 minuti, Italia che ha dimostrato di potersela giocare anche a confronto con un colosso della pallavolo mondiale come la Serbia. Effettivamente è stato così. Dopo i primi 10-12 minuti in cui abbiamo subito soprattutto il gioco in velocità della Serbia, abbiamo saputo giocare quasi alla pari con loro e questo è importante. Abbiamo dato una dimostrazione di saper fare un gioco 7 contro 6 che pretende una buonissima tecnica di base per poter reggere la mancanza del portiere. Ci siamo andati a difendere sul gioco in velocità, questo vuol dire che siamo anche preparati fisicamente. Adesso si tratta di vedere se il secondo tempo, dove di solito viene fuori la differenza fisica e di esperienza di partite di più alto livello che ha giocato la Serbia, saremo in grado di replicare questi secondi 15 minuti del primo tempo. Le squadre che stanno rientrando in campo, noi ci fermiamo un attimo, linea alla regia, poi torniamo per il secondo tempo di Italia-Serbia, tra poco. Squadre che sono... Ah, ok. Prova, io ti sento. Prova, 1, 2, 3, prova. Non c'è il bordocampo. Sì, se vedo che è... chiudiamo, ripartiamo prima. Devono fare queste premiazioni e poi iniziano a giocare. No, 3.20 penso abbiano finito. No, vabbè, al massimo parliamo noi, non c'è problema. Penso che nel giro di 30 secondi ricominciano a giocare, un minuto al massimo. Spero di sì. Non vedo nessuno. Ok. Siamo in diretta dalla Chiavenna Arena di Padova, dove Italia e Serbia stanno per riprendere a giocare. Il gioco è ancora fermo, ma è tutto pronto. Intanto abbiamo il dato ufficiale degli spettatori presenti qui alla Chiavenna Arena, molti più di quelli che avevamo ipotizzato in corso di telecronaca nel primo tempo, 3.200 spettatori, a dimostrazione davvero di come
quando la pallamano italiana si unisce è in grado davvero di emozionare e di fare numero, di fare davvero, di essere una realtà a livello europeo al pari di ciò che ci circonda in Europa. Io penso che la pallamano italiana manchi all'Europa, questi dati dimostrano che abbiamo fame di pallamano e quando c'è organizzazione, quando c'è passione, quando c'è competenza e anche organizzazione sinergica fra le società e fra la federazione, i risultati si vedono. Squadre che stanno per riposizionarsi sulla 40x20 della Kyoen Arena. Per quanto riguarda l'Italia vediamo già una novità in campo, perché c'è in posizione di ala sinistra Pina Napoletano, giocatrice della Iomi Salerno, che è tornata in azzurro dopo qualche tempo, ha sostituito Giada Babbo che nel corso del primo tempo ha messo a segno due reti. E con buone percentuali, mi sembra 2 su 3 al tiro. Questa credo che sia una scelta per alzare e contenere gli ultimi alti, perché dal punto di vista tecnico la Babbo ha fatto una buona performance. Non ci sono altre novità rispetto a come era terminata la prima frazione di gioco. C'è in posizione di ala destra Alexandra Ravaz, i terzini sono Fanton, Rotondo e Gheorghe, Bianca del Balzo come pivot, c'è Lukin che è la più vicina alla zona di cambio ed è sempre fuori, siamo con una giocatrice in meno. Siamo in fetta numerica. Dopo i 2 minuti combinati a Giada Babbo nel corso del primo tempo, proprio nel finale di tempo, 2 minuti l'Italia ha ereditato in questo avvio di ripresa e che ci costringono quindi a giocare con una giocatrice in meno, porta sguarnita per le azzurre che però annullano così appunto l'inferiorità numerica. Gheorghe è rientrata a Lukin tra i pali, vediamo se Fantonna ha spazio per la conclusione, palla per Del Balzo che l'appoggia morbida sopra la testa di Gravaz, pallonetto delizioso di Del Balzo, rete dell'Italia. Ancora una buonissima collaborazione centrale pivot Fanton Del Balzo in questa situazione. C'è stato un cambio tra i pali per la Serbia, il portiere è Kolunzic, ma ora soffriamo la superiorità numerica delle nostre avversarie. Arriva la rete puntuale di Zelika Nikolic che batte Lukin. In questi aspetti dobbiamo ancora crescere, perché hanno messo 2-3 secondi per sorprenderci in superiorità numerica e questo non deve accadere. Serbia che dunque vanifica immediatamente il tentativo di accorciare dell'Italia con quella bella rete di Bianca Del Balzo, rete subito da parte di Nikolic e dobbiamo ripartire. Rotondo va a tagliare Fanton come doppio pivot, ancora Rotondo, prova lei la conclusione, c'è la parata di Kolunzic che ridà in là alla ripartenza della Serbia che rischia qualcosa stavolta con il proprio terzino sinistro che ha rischiato una flessione di piede. Mi pare leggermente in difficoltà la Gheorghe in questo suo rientro agonistico, non è ancora brillante. Non è ancora al meglio, si tratta di fatto della prima uscita ufficiale per Cristina Gheorghe. Abbiamo recuperato palla in contropiede, Del Balzo, Del Balzo tutta sola, non sbaglia, Bianca Del Balzo, rete dell'Italia, lancio al bacio di Fanton. Questo è grande pallamano, questo è pallamano di alto livello, si vede che Fanton gioca in un campionato importante e si vede che la pallamano sta crescendo da queste cose. Janusevic per la Serbia, ma ci difendiamo ancora in maniera ottimale con Del Balzo e costringiamo la Serbia a ripartire. C'è un tentativo vincente, conclusione da parte di Timea Milosevic che mette il pallone nell'angolo, rete del 18-13. Rientrata Babbo che ha ripreso dunque il posto di Napoletano. Si è ripresa a giocare in 7 contro 7 Italia, che adesso gioca però con il proprio portiere Francesco Lukin regolarmente tra i pali. Ora regaliamo letteralmente questa palla alla Serbia con il recupero di Pop Lazic, il contropiede di Nikolic che la mette dentro, regalo. Questi regali, la Serbia non ha bisogno di questi regali, non si può vivere a livello internazionale. Fisiche, ma è stata quasi una scelta obbligata per coach Niederwieser dopo la defezione all'ultimo minuto questa mattina per Rafik e Tanki, subito per casa si riprende dopo l'errore, va in scavalcamento, va a mettere dentro questa a palla 14. Questa è stata la sua maniera di chiedere scusa alla squadra, si ha regalato un gol ma l'ha subito rifatto e proprio anche in 2 minuti, buonissima reazione. Classe 86, Cristina Gheorghe milita nella formazione rumena del Dunărea Braila nel massimo campionato rumeno.
Janusevic, Damjanovic, Obradovic per Palermo che costruisce questo attacco. Janusevic ha lasciato sul posto del balzo, buona però la chiusura difensiva da parte di Babbo, la velocità della Serbia che prova a costruire una conclusione pulita. Janusevic va in penetrazione, in ritardo stavolta la nostra difesa, anche loro hanno giocato senza portiere questa azione. Rotondo, Fanton, c'è l'ottimo scalare per la rete sotto l'incrocio dei pali di Alexandra Ravaz, grande azione dell'Italia conclusa con la ciliegina sulla torta, il gol di Ravaz. In questa azione io ho visto la dimostrazione che l'Italia può competere, perché anche noi abbiamo sfruttato in pochissimi secondi una situazione di vantaggio numerico come prima aveva fatto la Serbia. Questa è una buonissima segnale di crescita. Ha ripreso a scaldarsi intanto in panchina, la vedete nella parte bassa dell'inquadratura, Monica Prunster, capitano della nazionale, sostituita nel corso del primo tempo da Francesca Loghin tra i pali. Quella che sta riuscendo comunque a contenere e a tenere soprattutto la Serbia vicina a sé in termini di punteggio. La rete però di Janusevic ancora una volta, sempre forse maggiore cattiveria nella chiusura difensiva. Questa volta sì, perché eravamo due giocatrici addosso a lei e non abbiamo fatto fallo. Fanton, cambio di direzione di Irene Fanton, palla per Babbo che però non ha il passo giusto per andare a concludere, poi il passaggio per Del Balzo, intuizione di Giada Babbo, palla al pivot direttamente da posizione di ala sinistra, palla schiacciata per Del Balzo, rete. Un'idea geniale della Babbo e soprattutto Del Balzo che è precisissima dalla linea. Per Bianca Del Balzo si tratta della quinta rete in altrettante conclusione, tira con il 100% il nostro pivot. E non è una cosa facile. E ora recuperiamo questo possesso perché la Serbia ci ha regalato in maniera ingenua questo pallone. Peschiamo qualcosa però con Gheorghe che va ad impelagarsi con questo passaggio rischioso su Ravaz. Guadagniamo comunque un fallo e possiamo ripartire con ordine. Per Fanton, poi Gheorghe, c'è la chiusura di Poplazic che tiene lontana il nostro centrale dalla zona pericolosa, ma ancora Del Balzo e ancora il pallonetto, palla sul palo, sfortunata Bianca Del Balzo che anche stavolta aveva superato l'estremo difensore della Serbia che ora perde palla, ce la regala. Stiamo mettendo pressione alla Serbia, la Serbia non si aspettava questa Italia e sta sbagliando qualcosa di troppo, ma e noi siamo lì che possiamo ancora stare vicino a questa Serbia. Nel replay abbiamo rivisto il tentativo di pallonetto di Bianca Del Balzo che è stata sfortunatissima, palla che è finita lentamente sul palo, poi è stata recuperata da Kolonzic, il portiere della formazione serba. Rotondo con due pivot l'Italia, si è fatto sulla linea dei 6 metri assieme a Del Balzo. Rotondo, ancora il tiro di Gheorghe, palla che ha fatto la barba al palo letteralmente con Kolonzic che era fuori causa. Damjanovic per la ripartenza serba, ancora Damjanovic, fa tutto da sola, Prunster ha parato, c'è un fallo però è un tiro dai 7 metri. E purtroppo due minuti anche per la Gheorghe. Due minuti sono però per Bianca Del Balzo. Scusa. Che si è accomodata in panchina. Tiro dai 7 metri. Con Prunster che ha ripreso posto tra i pali dalla linea. Si presenta Maria Obradovic, già 4 reti su altrettante conclusioni per lei in questa sfida. E ha parato Prunster, il primo errore di Obradovic che va a sbattere contro Monica Prunster. E questo è il guizzo del campione, rientrata dopo un po' troppa panchina per una giocatrice del suo calibro. Subito un grande intervento su questo tiro del 7 metri. Ha dimostrato una grande già di lettura perché la giocatrice serba si è posizionata all'estremità della linea dei 7 metri e in quella posizione quasi esclusivamente su cui il palo poteva andare e la Monica Prunster è andata lì. Siamo tornati a giocare con 7 giocatrici di movimento. Rotondo, palla per Gheorghe che però vede chiusa Ravaz e deve ricominciare. Rientrata intanto Prunster tra i pali, il tiro di Rotondo, palla toccata da Kolonzic, deviata sul palo, errore dell'Italia e la Serbia riparte in seconda fase, recupero però di Rotondo, ottima chiusura difensiva di Laura Rotondo. Questo è quello che ci è mancato un po' all'inizio della partita e che però sono stati bravi a recuperare nel nostro bagaglio, queste chiusure difensive, questa aggressività sulla loro seconda fase. 21-16 il punteggio, ciò che pesa è quell'avvio, quel parziale all'inizio della Serbia. 7-1. Rotondo,
Fanton. Giro di palla dell'Italia, ecco un incrocio per provare a far muovere Fanton, che va molto bene in penetrazione, tiro dai 7 metri. È uno schema quello costruito dall'Italia, costruito molto bene con Fanton. È stata fermata in una maniera irregolare, tiro dai 7 metri. Esattamente come dicevi, uno schema, e non solo uno schema, ma eseguito anche in assenza del portiere, quindi vuol dire una preparazione tattica molto buona su queste situazioni. Gheorghe contro Kolonzic. Era la battuta di questo tiro dei 7 metri, il gioco però viene momentaneamente fermato dai direttori di gara con il cronometro che dice 38 minuti e 15 secondi già trascorsi nella corsa di questa sfida, che vi ricordo è valida per l'andata dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali di Germania 2017 femminili. Tiro dai 7 metri, Gheorghe per l'Italia dalla linea. E la rete di Cristina Gheorghe, palla toccata da Kolonzic che si infila però sotto la traversa. 21 Serbia, 17 Italia. 20 minuti alla fine e questo punteggio ci dà speranza. Lappo Obradovic fa ruotare molto le sue giocatrici, il tecnico della Serbia, Ljubomir Obradovic, mentre ha sicuramente qualche scelta in meno coach Niederwieser. Del Bazzo, rientrata nella fase difensiva, attenzione però c'è un tiro dai 7 metri con Del Bazzo che ha rischiato una seconda sospensione temporanea fulminea rispetto al suo rientro, è andata a chiudere con troppa veemenza, rivediamo l'azione. Qui è davvero mancato pochissimo il recupero di palla e per fortuna non è scattato due minuti. Lapko contro Prosner, palla in rete, spiazzata Monica Prosner, 22 a 17. È uscita adesso Del Balzo ed è entrata Cappellaro come pivot, Italia sempre con Prosner tra i pali. Siamo quindi con 6 giocatrici di movimento più il nostro estremo difensore Ravaz, con Plasic che costringe Rotondo a giocare lontanissima, quasi al centrocampo. Fanton va in elevazione, Fanton, errore però al tiro nel nostro centrale, il recupero di palla della Serbia. Georgiev, Lapko, ancora Georgiev che va in penetrazione, c'è un fallo in attacco, sfondamento, cambio di possesso. La scelta tattica della Fanton prima era stata corretta, ci stava il tiro, è stata sbagliata l'esecuzione semplicemente. Ravazza per l'Italia che può gestire questo nuovo possesso dopo l'infrazione che ha fatto un po' arrabbiare Obradovic, il tecnico della Serbia che ha qualcosa da dire all'indirizzo del direttore di gara, il pallone però è nelle mani delle azzurre. Fanton attaccare, dove c'è Cappellaro, il nostro pivot, siamo anzi con due pivot perché c'è anche Babbo sulla linea dei 6 metri. Abbiamo operato un taglio dall'ala per andare in doppio pivot. Gheorghe prova uno scavalcamento, non c'è spazio, braccio del passivo alzato, un tiro senza troppe pretese stavolta di Gheorghe, senza troppa convinzione soprattutto. Si ha sbagliato lo scavalcamento e dopo si è trovata in difficoltà. Lapko per l'attacco serbo, riescono a tenere palla in campo le nostre avversarie. Due minuti per Laura Rotondo per una irregolarità, un fallo ai danni di Georgiev. Con il cronometro fermo su 41 minuti e 11 secondi, Italia che dunque attaccherà in situazione, grazie, in situazione di iperiorità numerica. C'è una 2 minuti, c'è una 2 minuti per l'Italia, un time out chiamato da coach Obradovic, 22 a 17. L'Italia ha peccato forse un po' di ingenuità in qualche occasione, ha sbagliato qualcosa ma resta in partita. Cosa dice Niederwieser? Ma dice, penso possa dire questo, primo tempo si è chiuso 16 a 11, il punteggio adesso è 22 a 17, vuol dire parità nel secondo tempo.
vuol dire che l'Italia sta giocando a livello della Serbia, vuol dire che i ragazzi devono avere fiducia perché possono giocare e che non si può più pensare a quell'inizio, ma bisogna giocare questa partita del secondo tempo punto a punto per vedere quello che succede. Ma credo che possa solo avere, dare fiducia in questo momento alla squadra perché si sta comportando bene. Si tratta del primo round di questo playoff di qualificazione ai campionati mondiali, è l'ultimo step prima dei mondiali che si giocheranno poi a dicembre in Germania. Il diritto, quello di giocare questa gara che l'Italia ha conquistato, come detto nel corso del primo tempo, grazie al passaggio del turno nella prima fase eliminando Israele e Portogallo. Il ritorno di questa sfida si gioca il prossimo 14 giugno a Nice, in casa della Serbia. È ripreso il gioco intanto dopo il time out voluto dalla coach serbo Obradovic. Lavko, Georgiev, ancora Lavko, la chiusura difensiva di Cappellaro. Georgiev che si è trovata con una voragine avanti a sé, sfruttando anche chiaramente la superiorità numerica, 23-17. C'è stata un'aggressività probabilmente esagerata di Cappellaro, che ha bloccato sì il gioco verso il centro, ma ha lasciato uno spazio per un 2 contro 1 laterale troppo grande. E attacca l'Italia. Fanton. C'è una marcatura uomo adesso su Dalla Costa, che è di fatto l'unica tiratrice dell'Italia in questo momento. Babbo, Ravaz, Fanton, Babbo prova un passaggio al pivot che non arriva a destinazione, Nikolic in contropiede, Nikolic rete della Serbia, gol da parte di Nikolic, 24-17. Siamo andati in difficoltà con questo 5 contro 6 in fretta numerica. Probabilmente la scelta di cambiare il portiere era opportuna anche in questa occasione, perché ci hanno pressato, non sapevamo dove mettere la palla. Era marcatura uomo su Irene Fanton. Ecco infatti che c'è l'entrata della sesta giocatrice. Ha preso posto tra i pali invece Brunster, ha voluto temporeggiare ulteriormente coach Niederwieser. Prova Ravaz, uno scavalcamento, Italia che deve inventarsi qualcosa in questo momento di grande difficoltà, perché nonostante oltre all'inferiorità numerica la Serbia sta marcando a uomo Fanton. Costa, ha provato Martina Crosta, neo entrata, eccola di nuovo, giocatrice classe 93, milita nella Flavioni, ed è proprio lei che va a chiudere su Pop Lazic dopo la palla persa in attacco dall'Italia. Buonissimo rientro difensivo di Martina Crosta, veramente. E torniamo, recuperiamo la parità numerica. Abbiamo ripreso dunque a giocare in 7 contro 7 con la Crosta, che ora difende come secondo nella 6-0 di coach Miki Niederwieser. Georgiev, Lavko, prova la penetrazione la Serbia, la parata di Proster, c'è però tiro dai 7 metri secondo gli arbitri. Abbiamo provato a essere aggressivi, gli arbitri ci fischiano 7 metri, che poteva starci, poteva non starci, era giusto essere aggressivi. Il fallo, questo tiro dai 7 metri conquistato, ecco l'azione da Obradovic. Qui si può discutere se la giocatrice era libera al tiro o meno, e gli arbitri hanno ritenuto che avesse avuto un danno dall'intervento difensivo. Si può fischiare, si può non fischiare, come detto da mister tedesco. Lavko dalla linea dai 7 metri, rete della Serbia, 25-17, e time out probabilmente necessario chiamato da Niederwieser in un momento di difficoltà delle azzurre. Ma noi siamo andati in difficoltà in 5 contro 6 perché eravamo meno 5 come nel primo tempo, abbiamo subito un 2-0 in 2 minuti in fretta numerica, quindi adesso è per riordinare un po' con le idee, ma io penso che sia una cosa, una fase contingente, perché abbiamo subito una situazione tattica che forse nel primo tempo avevamo avviato giocando senza portiere, una scelta qualche volta positiva, qualche volta negativa, stavolta abbiamo subito e non siamo stati in grado di reagire. 25 Serbia, 17 Italia, qualche statistica di questo di questi primi 44 minuti di partita. L'Italia che tira con una percentuale del 50
70%, 70% invece per quanto riguarda la sala. La nostra miglior marcatrice sono due, anzi sono Laura Rotondo e Bianca Del Balzo, 5 reti per entrambe, la percentuale però al tiro è migliore per Del Balzo, 5 su 6, 83% per il nostro pivot, mentre per la Serbia 4 reti per Sania Damjanovic e Maria Obradovic. È ripreso il gioco, attacco Italia con Martina Crosta che gioca come centrale, ha sostituito Fanton. Dalla Costa, Ravaz, bisogna tornare a destra perché Poplazic mette in difficoltà le azzurre, palla persa proprio dall'Italia. Nikolic, ripartenza e contropiede della Serbia, vincente per il 26-17 di Giorgia. Momento difficile, dobbiamo mettere in campo un po' di esperienza, vedo che rientra la Fanton, abbiamo tolto la Gheorghe in mancina, riproponiamo dalla Costa destra che nel primo tempo ha fatto qualcosa di buono ma non è stata sempre per costante, ricordo che il tempo migliore l'ha passato la Rotondo a destra con il terzino destro. Una rete per Ilaria Dalla Costa nel corso di questa sfida, 1 su 3 al tiro per lei. Palla di ritorno per Fanton, prova Ravaz, una conclusione che porta a un tiro dai 7 metri con un po' di esperienza. Ravaz è andata a cercarsi questo tiro dai 7 metri. Pare impossibile dirlo, ma è stato proprio così, un'inesperienza della Serbia, un'ingenuità della Serbia, invece la nostra giocatrice Ravaz che riesce a crearsi un tiro della gola. Ci viene prontamente offerto il replay di questa azione, la difesa in area della Serbia. Quadratura per i 3.200 spettatori che hanno gremito questa sera agli spalti della Chiovene Arena in una vera e propria festa della pallamano che, lo ricordo, è articolata non solo con questa gara che è chiaramente il culmine di questo contenitore, sfida preceduta Italia-Serbia dalla finale scudetto Under 18 maschile che ha visto il Bressano conquistare il titolo italiano, e a seguire poi saranno invece Sano Magnago e Casalgrande a contendersi lo scudetto Under 18 sempre qui alla Chiovene Arena, dove intanto Cristina Gheorghe mette dentro, mette il timbro sul 18esimo gol dell'Italia, 26-18 al 45esimo minuto, meno di un quarto d'ora alla fine, 45-32 sul cronometro. 15 minuti che saranno durissimi ma da cui potremmo uscire con ottime sensazioni. Attacca la Serbia, dobbiamo partire dopo questo gol che ci ha svegliate un po', dobbiamo partire con ripartire con una nuova difesa, con grande attenzione in difesa, invece la Serbia riesce con facilità, con l'asso a mettere dentro la palla del 27. Va verso sinistra, era buona l'idea di servire direttamente l'ala, è stato però un fallo ai suoi danni, peraltro con un gesto tecnico importante usando la mano sinistra. Ravaz, Rotondo, pallone per Fanton, ancora Rotondo, non ha trovato il tempo sull'uscita della giocatrice serba, ha perso l'attimo Laura Rotondo per rendersi davvero pericolosa, possiamo comunque ancora attaccare con il pallone nelle mani sempre di Rotondo che fa un gol spettacolare, palla all'incrocio dei pali in doppio appoggio, un missile di Laura Rotondo. Ci mancava nello show tecnico di Laura Rotondo questo tiro da sinistra in doppio appoggio con palla che sale. Georgiev, c'è il tiro, la parata di Frunster e riconquistiamo palla, dobbiamo ora ripartire in velocità, cambiamo passo con Fanton che alza la testa, va lei in uno contro uno, Fanton c'è tutta sola, Cappellaro, Cappellaro, altro errore al tiro però per Angela Cappellaro. Giustissima l'azione, perfetta, time giusto, grande linea trovata dalla Fanton e beh ci sta anche una parata del portiere. Serata no però per Angela al pivot, al tiro da posizione di pivot, 0 su 3 per lei. Pagato forse un po' l'emozione padovana di giocare davanti al suo pubblico. Rotondo, ora gioca dal terzino destro, il tiro cercato dalla Costa, l'ultimo tocco è del muro, palla ancora in mano all'Italia. Comunque buona scelta perché questo tiro con un appoggio veloce della Costa ci stava, non abbiamo perso palla, possiamo attaccare ancora.
si riprende con pallone di Ravaz direttamente per Fantôn. Passivo chiamato dai direttori di gara, rotondo per Dalla Costa, che prova una conclusione che però finisce fuori dallo specchio della porta. Georgiev per la ripartenza della Serbia. Lavko, ancora Georgiev. Lavko, palla per Poplazic che mette dentro questa rete, il gol da parte di Zlatana Poplazic, giocatrice classe 88 che milita nella Metz alla 67esima presenza con la maglia della Serbia. Siamo leggermente calati come aggressività, come intensità difensiva, ma è anche normale, sono passati quasi 50 minuti di partita. Rotondo Dalla Costa, la palla per Fantôn che pesca ancora una volta splendidamente Cappellaro, che questa volta è brava a far propria la sfera e a conquistare un tiro dai 7 metri. Azione di marca norvegese e andiamo a prenderci un 7 metri con ottima collaborazione ancora centrale pivot. Laura Rotondo dalla linea. C'è stato anche una 2 minuti per Georgiev, il secondo per la giocatrice della Serbia. Rotondo alla conclusione, vincente rete di Laura Rotondo, 28-20 al 49esimo minuto. Partita di livello internazionale, possiamo dirlo, di Laura Rotondo stasera. Rotondo che ha messo dentro la sua settima rete e non ha fatto certamente rimpiangere l'assenza di Annika Niederwieser, che sarebbe stata una grande aggiunta a questa squadra, però, vedendo questa Rotondo. Lavko, Obradovic, di costruire una conclusione pulita la Serbia con uscita difensiva da parte di Cappellaro, che libera però spazi per Obradovic. Ancora forse un po' avventata questa scelta di Cappellaro. Abbiamo provato a interrompere il gioco, non ci siamo riusciti, abbiamo pagato sulla linea. Più 9 Serbia, 10 minuti alla fine della sfida. Fantôn, Rotondo, ancora Irene Fantôn, la palla per Rotondo che va verso destra dove c'è Ravaz che si prende un tiro non facile stavolta, palla che finisce di molto fuori rispetto alla porta, difesa da Kolonzic. Nella precedente esecuzione aveva trovato un tiro straordinario nell'incrocio dei pali e questa volta ha leggermente allargato la traiettoria. Lavko e Obradovic dialogano per il giro di palla della Serbia. Ancora Lavko, di nuovo Obradovic, Poplazic che gioca d'appoggio, poi Stojković, Lavko. L'Italia riesce in qualche modo a chiudere poi però la rete di Nikolic con Babbo, che ha lasciato troppo margine alla mancina serba. È difficile giocare 60 minuti con l'intensità difensiva con cui avevamo iniziato e questo è uno dei problemi della nostra pallamano su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo allungare i tempi in cui riusciamo a essere competitivi. Ci vuole un campionato ancora più forte di quello che stiamo già facendo e cercare di salire, di fare più esperienze internazionali. Ravaz per il giro di palla azzurro, Rotondo, Dalla Costa a Fantôn. Siamo tornati senza portiere ad attaccare. Ora Rotondo, c'era Cappellaro tutta sola sulla linea dei 6 metri, non ha avuto però la lucidità stavolta Rotondo. Non ci ha creduto quasi. Dalla Costa che sfrutta la caduta del difensore e va a mettere dentro la sua seconda rete personale, 30-21. Quella zona difensiva della Serbia è stato il nostro obiettivo principale nell'attacco, dobbiamo continuare a crederci perché ci sono gli spazi. Mancano meno di 8 minuti, rientra Sanja Damjanovic nella Serbia.
che però si posiziona al centro in questa azione. Lavko, ecco Damjanovic. Va verso sinistra, poi Poplazic. Arriva un tentativo in attacco, palla persa però da Obradovic, l'Italia che può accelerare dalla costa. Fanton di nuovo verso sinistra, dove va in uno contro uno dalla costa. Fanton, palla ancora per Cappellaro, altro errore al tiro di Angela Cappellaro. Ci sarà un 2 minuti. Cappellaro scuote il capo come a voler dire non è serata. Proprio così, perché è stata trovata perfettamente, lei si è fatto trovare perfettamente. Ha ricevuto comunque l'abbraccio di coach Niederwieser in panchina. Lavko. 30-21, risultato che non cambia. Se ne dopo però un altro minuto, ne mancano meno di 7 alla fine. Lavko, ancora Dimitrovic, Damjanovic, riparte la Serbia e con pazienza prova a costruirsi questa conclusione. Ottima però la chiusura difensiva di Fanton. Dimitrovic, palla persa, recuperiamo questa sfera, la porta era vuota, c'è Del Balzo che riesce a trasformare dalla costa, non se l'è sentita di andare a concludere direttamente verso la porta, è stata saggia però e ha servito Del Balzo, che poi ha avuto vita facile per mettere dentro il 30-22. Fammi dire che l'interpretazione del ruolo Del Balzo questa sera è molto buona, perché ci consente di fare contropiede anche al centro oltre che sulle ali, ci dà profondità e questo nella pallamano moderna è una cosa utilissima. Per Bianca Del Balzo, sesta rete questa sera su 7 conclusioni. Dimitrovic, poi Nikolic, ancora Dimitrovic, Damjanovic e per poco non riusciamo a recuperare anche questo pallone, c'è stato però un fallo. Lavko, palla per Poplazic che si gira splendidamente, grande azione di Poplazic, lasciato sul posto rotondo. Abbiamo provato la conclusione da lontano ma il palo ci ha detto di no, un po' di sfortuna si è accanita con noi. Errore dell'Italia che deve tornare nuovamente a difendersi. 31-22 il risultato. Esce Poplazic, entra Loipur nella Serbia. Dimitrovic, Lavko, Damjanovic, ancora Dimitrovic, cercato un uno contro uno su Del Balzo che è riuscito però a fermarla, 9 metri, ancora Dimitrovic, per vie centrali la Serbia con Lavko, la chiusura difensiva su Loipur è fallosa però a giudizio dei direttori di gara. Damjanovic va in uno contro uno, infrazione di passi. E in qualche modo, dopo aver a lungo difeso, riusciamo a recuperare questo pallone. Stiamo dando dimostrazione di carattere, questo dobbiamo notarlo. Squadra che aveva già dimostrato grande carattere nella prima fase di qualificazione dopo un pareggio nella partita forse più facile contro Israele, un pareggio inatteso, una prestazione deludente di quell'Italia a novembre, poi grande reazione col Portogallo, vittoria netta 25-20, una squadra dunque abituata a soffrire ma anche a rialzarsi, questa Italia che attacca adesso con un pallone dalla costa a Del Balzo che però non viene agguantato dalla pivot, leggermente fuori misura il passaggio di Lara dalla costa per Del Balzo e allora attacca la Serbia con Nikolic. Dimitrovic prova a servire Loipur e il passaggio non è preciso anche per effetto però di un fallo della difesa azzurra. 9 metri con Loipur che ha rimesso in gioco, abbiamo rivisto l'azione con la palla persa da Del Balzo. Lavko, palla per Dimitrovic e il gol. La palla alle spalle di Barbara Menighin. Neo entrata tra i pali. Entra anche Pina Napoletano in posizione di ala sinistra.
l'avevamo già vista nell'avvio di questo secondo tempo in campo. Ora ha preso il posto di Babbo. Del Balzo è stata sorpresa da questa scelta del centrale della Serbia, è rimasta scoperta la nostra zona difensiva. Fantomme. Ravaz. Non c'è spazio però, e allora Del Balzo ha giocato d'appoggio, alla andata in soccorso delle compagne. Braccio del passivo alzato, Ravaz. Dobbiamo però andare alla conclusione di Ravaz, che viene addirittura bloccata dall'estremo difensore della Serbia, Lapko. Conclusione, la parata da parte di Meneghin, che era lì ad aspettare quel pallone, era ben posizionato su quel palo. Estremo difensore del Cassano Magnago, Barbara Meneghin. Obradovic, Damjanovic. Lapko. Tentativo di volante che non va a buon fine, palla recuperata dall'Italia, c'è il lancio di Meneghin per Del Balzo, la palla è vagante, la fa proprio Del Balzo, che poi va a una conclusione geniale di Bianca Del Balzo. Gran gol, grande freddezza fino all'ultimo, in una posizione di difficoltà in caduta, ha messo in controtempo, ha mandato fuori causa l'estremo difensore avversario. Gran gol di Bianca Del Balzo. Direi che lei, insieme alla Rotondo e insieme alla Fantomme, hanno fatto una buonissima partita. Damjanovic, Lapko, meno di un minuto e mezzo alla fine. Obradovic, Damjanovic, palla per Nikolic sotto la traversa. Rete della Serbia, 33 di Nikolic, manca un minuto. Andremo poi chiaramente alla fine a bordo campo con Marcello Festa per le impressioni di fine partita di questa andata dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali di Germania 2017 femminili. Ritorno il 14 giugno prossimo a Nice, in casa della Serbia. Fantonna. Il gol da parte, no? C'è stata un'invasione, l'invasione da parte di Ravaz. Buonissimo gesto tecnico col braccio, purtroppo penalizzato da un'invasione fischiata. Obradovic, palla per Damjanovic, è entrata anche Kuriza come terzino destro, eccola in azione. Obradovic, ma siamo davvero agli sgoccioli, prova a girarsi Loipur, c'è un fallo. Ancora una irregolarità, poi il tentativo di Loipur finisce così. Serbia che passa sul punteggio di 33-23, ci sarà un ultimo tiro franco per la Serbia con Damjanovic, che andrà alla conclusione. Tiro di Damjanovic, palla sul muro, finisce così, 33-23, la Serbia vince dunque a Padova in casa dell'Italia. Italia che però ha fatto vedere ottime cose stasera. Secondo me sì, noi non possiamo pretendere un miglioramento a grandi balzi, dobbiamo fare una progressione lenta e costante verso il vertice. L'ultima partita abbiamo finito meno 12, meno 18, oggi abbiamo giocato con un meno 10, che non è un punteggio straordinario, ma abbiamo dimostrato per l'arco diverso della partita, per l'arco tratti della partita, di poter giocare alla pari con loro. Una partita, come detto, che ha visto l'Italia giocare a tratti sicuramente in maniera positiva, un'Italia che si prepara alla gara di ritorno ma anche poi alle qualificazioni ai campionati europei del 2018 in programma nel prossimo autunno. Io a bordo campo vedo già Marcello Festa con il vicepresidente federale Gianni Cenzi, darei la linea a te Marcello. Prendiamo la linea da bordo campo in compagnia di Gianni Cenzi, ma anche di un ospite di eccezione, perché ad assistere alla partita tra Italia e Serbia per anche il corso in Italia della Repubblica Serba con Jankovic, credo che al di là del risultato sportivo che ha premiato la Serbia, grande scuola di pallamano, oggi si è vissuta una grande giornata di sport qui a Padova.
sì, è vero, è stata una partita bellissima, bellissima da vedere. Sono state tutte le due squadre, sono state molto molto brave. Grazie all'Italia, grazie alla Serbia, è stata una partita molto molto bella da vedere, sia da una parte che dall'altra. Ecco, con tanti tifosi serbi, no? Perché è molto radicata e forte la comunità serba qui in Veneto. Sì, 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 c'è tanta gente qua in Italia, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, e oggi sono stati parecchi, direi. Grande sportività su entrambi i fronti, questo è lo sport vero, quello che vogliamo sempre vivere e raccontare. Sempre al primo posto lo sport, sempre. Grazie. È la bellezza delle partite e dell'amicizia tra la gente. Grazie console Gianni, credo che le felicitazioni del console serbo chiudano quattro giorni, manca ancora l'ultimo atto, la finale Under 18 che ha visto il Veneto protagonista, però una considerazione su questa partita: l'Italia ha lottato fino alla fine, lo si sapeva, la Serbia è avversario titanico, ma l'Italia ha giocato, ce l'ha messo tutto. Siamo contentissimi, le ragazze sono state splendide, era un'impresa, abbiamo dimostrato di avere qualcosa, avere un futuro perlomeno, e soprattutto di avere un'anima anche dalla parte di chi ci segue, perché essere qui oggi e vedere questa gente, la risposta di Padova, la risposta del Veneto, di tutta la società, anche da 500 km di distanza qui con noi, è stato pazzesco, è stata un'impresa, ci siamo riusciti grazie a tutti i nostri appassionati, a tutti quelli a cui piace questo sport, molti anche qui sentivo dei commenti, molti non avevo mai visto, sono venuti così per sentito dire, ed è stato veramente pazzesco avere tutta questa risposta, siamo contentissimi ovviamente. Grazie a Gianni Censin, vicepresidente federale. Allora Matteo, se riprendi tu un attimo la linea, io recupero qualche protagonista della gara per poi avere qualche commento sulla partita appena conclusa. Sì, abbiamo detto del punteggio 33-23, mister, avevamo già detto, ma ci piace ripeterlo, di un'atmosfera davvero fantastica stasera a Padova, che ha accompagnato, ha spinto le azzurre in questa gara. Meravigliosa, meravigliosa veramente, penso che le ragazze nostre siano andate al di là del loro valore di stasera, perché non dimentichiamo che mancava la nostra superstar Annika Niederwieser, mancavano giocatrici importanti come la Landry, come la Ganga, quindi c'erano oltre l'assenza dell'ultimo minuto che abbiamo avuto oggi sul nuovo terzino destro. E la pallamano è questa, la pallamano in tutto il mondo è questa, non possiamo essere solo noi in Italia a non avere questi impianti stupendi, questa gente che apprezza questo gioco, che è un gioco naturale, che tutti possono apprezzare perché è facile da capire ed è semplicemente un gioco, atletica giocata, più di così non possiamo dire. Italia, che è una squadra sicuramente con ampi margini di miglioramento, stasera grande partita di una pivot, Bianca del Balzo classe 96, abbiamo visto in campo da protagonista Irene Fanton classe 94, Angela Cappelloro classe 94, tutte ragazze che hanno avuto anche loro la forza di andare all'estero. Ieri abbiamo letto dell'ufficialità di un ragazzo italiano, Davide Busamini, che rafforza la parte di giocatori che militano nei campionati esteri, e questo è un coraggio appunto dei nostri giocatori sicuramente importante, che fa bene al nostro movimento. Assolutamente, e questa è una cosa che dobbiamo far vivere ai nostri giocatori, ma devo anche sottolineare la prova di una giocatrice che gioca in Italia come Laura Rotondo, che ha giocato a livello altissimo questa partita. In linea Marcello Festa, Porto Campo, subito. Sono in compagnia di due pivot, Maria Loipur e Bianca del Balzo. Partirei con Bianca, no Maria, perché credo che tu quando eri in Italia, Bianca era una ragazzina, è cresciuta, credo che stia diventando veramente un giocatore di grande livello. Proprio così, lei è molto più giovane di me, però già una esperienza e un pivot che crescerà ancora tanto. Complimenti per Maria Loipur, non posso anche certo, anche una giocatrice di grande esperienza, anche con una medaglia di medaglia d'argento ai campionati del mondo, quindi è comunque un grande onore ricevere dei complimenti da loro. Ce l'avete messa tutta, no?
siete stati attaccati alla partita, siete stati attaccati ad un sogno. Sì, ce l'abbiamo veramente messa tutta, mi è molto piaciuta la prestazione che abbiamo avuto. Non è una scusa, ma secondo me con le giocatrici che mancavano forse avremmo avuto qualcosa in più. Oggi mancano Anika, Valentina Landri e Raffica Ittaki, che sono tutte e tre infortunate. Credo che si sia sentita la loro mancanza, quindi speriamo di riprendere Raffica entro mercoledì, ce la metteremo tutta. Maria, ti aspettavi un'Italia così combattiva? Devo dire sincero che l'Italia è cresciuta molto a livello di gioco, stanno giocando molto più veloce, con molta più testa, stasera hanno messo tutta, lo so che mancano ragazze, che loro sono in primi set, diciamo, però per noi è stata una partita difficile, abbiamo messo 45 minuti per fare un distacco, diciamo così. Complimenti a tutte le ragazze per fare il corretto gioco e complimenti a me ragazze perché abbiamo vinto. Assolutamente, Serbia che ha rispettato il pronostico. Io credo che i complimenti vadano fatti all'Italia, ma anche a questo straordinario pubblico che oggi ha reso ancora più emozionante la partita tra Italia e Serbia. Proprio così, ho giocato 5 anni in Italia, non ho mai avuto pubblico così. Oggi quando sono entrata in palazzetto ho visto questo spettacolo, questo è vera pallamano, questo è spettacolo, e devo dire a tutti gli ammiratori di pallamano che vengono sempre e che tifano per queste ragazze che di sicuro futuro ne hanno. Bene, grazie, grazie Maria. Bianca, ora si va in Serbia, non si parte sconfitte, battute, ma insomma questa partita l'Italia andrà a giocare al massimo delle potenzialità. Assolutamente no, a mio parere da ogni insuccesso nascono grandi successi, quindi sicuramente non partiremo abbattute, anzi questo è un motivo in più per metterci ancora di più l'anima mercoledì e cercare di portarcela a casa. Bene, grazie, grazie anche a Bianca Del Balzo. Io credo, Matteo, che con Maria Loibur e Bianca Del Balzo abbiamo in qualche modo fotografato anche quello che è stato il match, no? Il confronto anche generazionale nel ruolo specifico, quello di pivot. Maria Loibur è stata, lo ricordiamo, per 5 anni in Italia un pivot molto importante, ha giocato e ha indossato le maglie di Casalgrande, di Ferrara, di Nuoro. Bianca Del Balzo è il nuovo che avanza ed è una giocatrice sulla quale credo e Beppe Tedesco potrà eventualmente, se lo vuole, suffragare questa mia convinzione e costruire un progetto importante per il futuro della pallamano femminile. Chiaramente sì, abbiamo già citato Bianca Del Balzo, autrice di una grandissima partita, Laura Rotondo e Irene Fanton, mancavano le due superstar della pallamano italiana, questa è una nazionale che può crescere e che secondo me ha tempo per crescere. Io credo Matteo, c'è Niederwieser, io vorrei Niederwieser, l'ultima. Siamo in attesa di coach Niederwieser, ma forse l'ultima battuta e poi salutiamo e chiudiamo. Niederwieser, siamo proprio in chiusura, però insomma credo ci sia tanto orgoglio, no? Da parte tua per la prestazione delle tue ragazze, abbiamo detto delle tante assenze, ma l'Italia ha retto fino alla fine. Ha retto fino alla fine, all'inizio era un po' brutto, ma con la tattica del settimo giocatore che era un rischio, ma era basato sugli attacchi e lei non c'era, siamo venuti fuori, le ragazze hanno dato tutto, certo se ti mancano 4-5 titolari, mia figlia è convinta che con lei si poteva vincere, mi ha detto appena, se ci manca un pezzo di 90 così è molto difficile, ma anche le altre che ci mancavano dai cambi, anche la Gheorghe giocava con una gamba, comunque hanno dato tutto e penso che sia stata una pubblicità per la pallamano con questo grande pubblico, certo che ci dispiace perdere tutti, ma arriveranno anche momenti dove vinceremo. Grazie, grazie amici di Niederwieser, siamo proprio in conclusione, Matteo, per quanto mi riguarda è tutto, a te la linea per le conclusioni. Grazie, grazie mister Tedesco per essere stato con noi. Grazie a voi e a tutto il pubblico che è affluito qui. Da Matteo Aldamonte grazie, dalla Chiovena Arena di Padova è tutto. Come sempre, buona pallamano a tutti e buon proseguimento con i programmi di Sport Italia. Alla prossima!